coronamento di anni e anni di battaglie, raccolte firme per un referendum che poi ci è stato negato, manifestazioni di piazza, cortei, assemblee nelle fabbriche. Quindi il 29 gennaio 2019 per me, per noi, per la Lega e per l'intero governo è una di quelle date da segnare sul blu. E quindi lo premetto ai colleghi giornalisti, siccome attendo nel pomeriggio di leggere gli atti che mi riguardano, attendo delle risposte dalle autorità internazionali su presunti sbarchi e stiamo raccogliendo ulteriore documentazione, una giornata così merita la mia e vostra concentrazione sul tema lavoro, tasse e pensioni. Di tutto il resto parlerò dal pomeriggio in avanti quando avrò letto le cose che mi riguardano. Quindi, siccome mi piace commentare quello che conosco, non risponderò ad alcuna domanda prima di oggi pomeriggio, prima di aver letto gli atti che mi riguardano. Situazione positiva, oggi l'asta dei bot per la prima volta dopo quasi due anni riporta, vista la grande domanda, gli interessi in terreno negativo, e quindi alla faccia di tutti i catastrofisti, i disfattisti, gli allarmisti, eccetera, eccetera. Per la prima volta da aprile 2018 c'è stata una domanda di risparmio da parte degli italiani e degli investitori internazionali, quasi doppia rispetto ai buoni del tesoro messi a disposizione. Per la prima volta dall'aprile 2018 gli interessi tornano in territorio negativo. Vuol dire che evidentemente l'azione di questo governo e la manovra economica approvata da questo governo convincono gli investitori, sia italiani che stranieri. È solo l'inizio. Ho chiesto di lasciare come ultima pagina delle slide quello che è l'obiettivo finale, che è quota 41. Questo c'è nel contratto di governo, c'era nel programma del centrodestra, c'è nel contratto Lega 5 Stelle, c'è in un'operazione di giustizia sociale, di buon senso. Questa è la prima di cinque manovre economiche che puntano tutto sugli italiani. Abbiamo messo il primo mattoncino sulla legge Fornero ed è un mattoncione, visto che riguarda un milione di persone. Il primo mattone sulla flat tax, che riguarda i lavoratori autonomi, ma siamo già al lavoro e penso che entro il mese di febbraio riusciremo a presentarvi la proposta economica della Lega per l'Italia dei prossimi 20 anni, che ovviamente riguarderà una detassazione anche per i lavoratori dipendenti e per le famiglie. Stiamo lavorando all'attuazione del quoziente familiare, di cui tanti hanno chiacchierato per anni, che noi vogliamo trasformare in realtà. Abbiamo messo il primo mattone sulla pace fiscale con Equitalia e ci sono già centinaia di migliaia di adesioni e richieste di pacificazione. E quindi sull'immigrazione abbiamo messo parecchi mattoni, quindi i numeri, che qualcuno mi dica, sono lì a dimostrarlo. Per me è una bellissima giornata, sono stati quasi 8 mesi, noi abbiamo giurato il 1° giugno, quindi siamo a fine gennaio, sono stati quasi 8 mesi di lavoro entusiasmante, appassionante, faticoso, impegnativo, con tanti amici nel paese e qualche avversario nei salotti buoni. Preferisco avere tanti amici fra gli italiani e qualche problema con chi rappresenta il passato, però il 29 gennaio 2019, ripeto, per milioni di lavoratori e di giovani, perché noi non sappiamo quanti fra il milione di aventi diritto accetteranno questa proposta, che è una proposta, non è un'imposizione. Ci sta che qualcuno di 62, 63, 64, 65 anni si senta in forma, non voglia stare a casa con il marito o con la moglie, se sia legato alla sua azienda e quindi voglia continuare a lavorare ancora 1, 2 o 3 anni, per carità di Dio, liberissimo di farlo. Chiaro che al posto di quel milione di lavoratori ci saranno x centinaia di migliaia di nuovi ingressi. Per quello che è il settore di mia competenza, visto che l'età media delle forze dell'ordine è ahimè una delle più alte d'Europa, grazie al blocco del turnover attuato dai geni della sinistra che ci hanno preceduto, già quest'anno, quindi entro il 2019, metteranno suolo sulle strade italiane almeno 8.000 donne e uomini in divisa in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine. Comincia un enorme ringiovanimento di tutti i corpi della pubblica sicurezza italiana. Questo varrà per i medici, per gli infermieri, per i commercianti, per gli assistenti sociali, per chi lavora nel privato. Quindi
offriamo più diritti a tante persone. È, ripeto, l'inizio di un percorso. Non esauriamo in 7 mesi un contratto che ci impegna per 5 anni, però penso che siano segnali concreti e i 4-5 messaggi che avete visto rappresentano alcune delle migliaia di ringraziamenti che non sono neanche dovuti, perché noi abbiamo semplicemente fatto quello che avevamo promesso di fare, però incontrare in carne e ossa, come mi è accaduto stamattina in giro per Roma, una persona che dice io sono Cotacetto, cioè io ho 63 anni e ho lavorato una vita e io vado in pensione, ecco, mettere uomini e donne in carne e ossa, madri, padri, nonni e nonne, dietro quelle tabelle è qualcosa che ti riempie il cuore, ti dà un'energia eccezionale, quindi possono arrivarmi anche 15 denunce al giorno, ma continuo esattamente a fare quello che abbiamo fatto come squadra. Ringrazio chi per la Lega ci ha lavorato, ringrazio di cuore il Presidente del Consiglio, ringrazio l'amico Luigi Di Maio, ringrazio tutta la squadra del governo, perché nessun risultato sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un governo compatto e determinato che mette il lavoro al centro. Quindi 29 gennaio 2019 c'è qua, e quando una legge è qua vuol dire che è vita, vuol dire che dalle aule del Parlamento entra nelle case, nelle fabbriche, nei negozi degli italiani, e quindi ne sono estremamente felice e orgoglioso. Se ci sono domande su questo tema rispondo più che volentieri. Thank you.